Pio e Amedeo torneranno presto in prima serata su Canale 5 con il loro nuovo programma, Felicissima Sera All Inclusive. Il titolo del programma esprime perfettamente la filosofia degli artisti, che vogliono declinare il concetto di inclusività in ogni modo possibile. Nell'intervista al Corriere della Sera, hanno dichiarato che cercheranno l'inclusività in ogni cosa, in ogni ospite e in ogni discorso. Ciò potrebbe far arrabbiare coloro che non li capiscono o che pensano che abbiano esagerato. Nel programma, i due comici accoglieranno ospiti come Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D'Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Riguardo alla partecipazione della conduttrice di Verissimo, che di solito si tiene lontana da programmi simili, Pio e Amedeo hanno anticipato che chiederanno tutto sulla sua vita privata, dalle cene di Natale con il suocero fino al costo delle cartelle della tombola. Inoltre hanno scherzato sulla recente presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi contro gli eccessi nel Grande Fratello VIP, affermando di averlo sedato come in Arancia Meccanica. Rispetto ai reality show, Pio e Amedeo hanno dichiarato che, in caso di fallimento, preferirebbero aprire una pizzeria anziché partecipare a un reality. Gli artisti si definiscono l'italiano medio, vivono a Foggia e frequentano gli stessi amici, bar e ristoranti di sempre, per cui capiscono il clima reale che si respira. In conclusione, non si sono mai pentiti di una battuta. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.